cerca de dormir, pasa lento, no me desvella. Sogna, sogna, silencio, suventù, notte, tempo, de mare, via. Solo un istante, portami lontano. Fuori, fuori, vola nel mare, torna pieno delle cose sei. Guarda te, guarda la vita negli occhi, fino a quando non te sveglierai. Solo un istante, portami lontano. Pensami a me, che stai a solo allora. Pensami a me, che mo senza parlare. Pensami a me, e lo pensiero se ne ha. Chissà com'erano le prime navi, da dove venivano, com'erano costruite, che ne è rimasto dai primi monossili, biremi e triremi, galere di vario tipo e remi a vela, barche in legno di acacia e sicomoro, anche di papiro. Quali erano i procedimenti con cui si piegava il duro cedro, si sgrossava la quercia, il leccio o l'olmo per la colomba, il larice proveniente dalle regioni più fredde, il faggio e il pino, il gelso per il madiere o il fasciame, il cipresso per l'alberatura, il frassino o l'acero per i remi. Qual era la stagione migliore per tagliarli? Il periodo durante il quale il tronco doveva restare in acqua a mollo in mare? Qualche anno. Poi doveva asciugare al sole, essere unto, spalmato d'olio o petrolio, infine tagliato in travi e sgrossato in tavole da bruciacchiare perché diventassero flessibili e si stendessero fino ad arcuarsi. Dal catrame e dal suo odore era facilissimo stabilire dove si trovava il cantiere e di quale specie fosse. Il catrame si faceva con legno di abete vecchio o di pino, tagliati quando erano già esauriti e non colava più il liquido di resina. Il loro tronco restava a lungo a cuocere e ad ardere finché alla fine non restava che una materia densa e scura. Non si può concepire la costruzione della più semplice barca senza il catrame. Impedisce che le tavole di legno, al caldo e all'umidità, fermentino come il vino. Chiude la cavità e arresta la marcescenza. Il catrame viene anche usato come rivestimento sulle funi, soprattutto su quelle più spesse e sulle doghe delle botti. Talvolta vi si aggiunge del sego o della cera per stemperarlo. Si indurisce, cioè si solidifica facilmente e allora bisogna scioglierlo, si ammorbidisce nel fuoco e insieme a dei rotoli di stoppa si introduce nel fasciame e tra le costole della carena, come fosse una medicina. Provoca una fiammata forte e odorosa quando si scioglie e lascia il carbone secco e leggero quando si brucia. Col catrame venivano curate la pelle e la gotta e anche certe malattie che i marinai contraevano nei porti del Mediterraneo. Fino alla sera rubammo la coa alla luna.
potrai sopra una stella con gli occhi del mare mi guardò, ma la ragione sai non si coglie come un fiorambolo un ritorno. L'Europa è figlia del Mediterraneo, il Mediterraneo è la culla dell'Europa. Per questo, e non solo per questo, non permettiamo che si separino, anzi vogliamo che si uniscano l'Europa e la cosiddetta altra Europa. Per fare questo l'Europa dovrebbe cambiare se stessa. Come potrebbe essere? Sarebbe auspicabile aspettarsi che diventasse in un futuro prossimo più culturale che commerciale, più cosmopolita che comunitaria, più comprensiva che arrogante, più accogliente che orgogliosa. Anche la canapa richiede un trattamento laborioso, come il legno viene messo a bagno a riscaldare per liberare il suo fusto dalla resina e dal grasso, a scolare e a seccare al sole come il sale, poi bisogna strofinarla e batterla come fosse una spugna, pettinarla perché il suo fusto si ripulisca e si addolcisca, per poterla infine annodare in trecce per ricavarne funi o tesserla per fare le tele. La canapa si lavava di solito in acqua dolce per non avvelenare i pesci. Nel suo fusto c'è dell'olio e della materia che inebria. È stato notato che qualche volta i marinai si appoggino al cordame e restano a odorarlo. Si direbbe che lo sorseggino, fantasticando probabilmente sul loro ritorno o sull'amore. In Piemonte cresceva la miglior canapa dell'Appennino, la più richiesta sul versante settentrionale del Mediterraneo. Quella egiziana, simile alla canapa palustre, era apprezzata sulla costa meridionale. Sull'Adriatico è nota quella istriana e quella pugliese. La canapa cresce peraltro anche nelle regioni più fredde, dove veniva sostituita dalle fibre di agave e di aloe, ma non è stata soppiantata. Non l'hanno consentito i marinai del Mediterraneo. Se c'è uno strumento che può essere considerato parabolico, nel senso narrativo della parola, sono le reti, le forme delle reti. Non dipendono solo dalla modestia o dall'esagerazione dei nostri desideri, ma dal tipo di pesce che si vuol pescare, dalla nave o dalla barca, dalla pesca che si fa di giorno o di notte, in mare aperto, lungo la spiaggia, in profondità o in superficie. E tutto questo determina anche il tipo di maglia e il tiro della rete, lo spessore delle corde superiori o inferiori, le dimensioni dei galleggianti di sughero e il peso del piombo sul margine inferiore, l'ampiezza delle ali sui lati e tutto il resto. Gli arnesi con cui si facevano le reti erano gli stessi su tutte le sponde. Un ago di legno, forte, frassino ad esempio, la spola di legno o di metallo con cui si determina la misura di ogni maglia, il temperino e le forbici con cui si tagliano i filamenti. Alcune reti si tirano su a prua con il vericello, altre a forza di braccia che lacerano la pelle delle mani, spezzano le spalle, i fianchi. Le reti venivano tinte, sì, venivano tinte con foglie e cortecce di ginepro, tamericio o pino, con gli aghi di pino o le pigne. Quando si tirano su dal fondo con trepidazione, non si pensa all'immenso lavoro che ci vuole per lavarle e ripulirle dopo la pesca, per togliere via le squame, il fango e l'erbaccia marina. Anche gli stenditoi, dove si mettono ad asciugare, sono una parte importante dell'inventario. Si formano con pertiche di legno,
talvolta con tralci di vite disseccate, conficcate in terra e sostenuti da qualche pietra. E lì si direbbe che le reti si riposino, si espongono al sole in modo diverso. E così nelle reti è rimasta una parte della storia del Mediterraneo. La pesca con le reti viene completata da quella con l'amo o con il sussidio dei palamiti, il parangal. Bisogna sapere trovare l'esca idonea o, come viene chiamata con altri termini allusivi, molle, pastella, ingannatrice, richiamo, allettamento e altri simili. La scelta dell'esca richiede un'abilità speciale. Bisogna saperla raccordare all'invidia e alla voracità dei pesci stessi e di quelli che li pescano. Su certi moli le donne dei naviganti e dei pescatori davano i nodi in modo che nessuno fosse più in grado di scioglierli, né dal mare né a terra. Sono altrettanto indicativi i nomi dei singoli nodi: quello del pescatore, quello del marinaio, quello del monaco, quello alla maniera dei maschi e quello alla maniera delle femmine, con la maniglia morbida o dura, con il ricamo fiorentino oppure olandese. Un ruolo particolare giocavano i costruttori di polene. Facevano solo questo lavoro, figure sulla prua e sulla poppa, mostri, draghi, santi, sirene, grandi signori o i loro stemmi, da certe parti le chiamano anche mascaroni o bestioni, e sull'isola di Kvar o Lesina si chiamavano anche bestie. Sembrano talvolta amuleti e talismani, e durante le tempeste i marinai le coprivano con vele o incerate per ripararle dalle onde e dai venti. I corsari invece non le scoprivano né ai persecutori né alle vittime. La galea taurina, la donna, con una bella figura femminile a prua, tutta desnudata, era passata nella battaglia di Lepanto nel bel mezzo del naviglio turco, scandalizzando i sopravvissuti, e scomparsa di recente dal museo di Traù. Alcuni dicono che è stata rapita, non rubata. Di storie come questa ce n'erano molte su questo mare, ma vanno scomparendo, come le lingue in cui venivano raccontate, come le parole marinare. Ricordiamoci di tutti i modi in cui le navi salpano dai porti o vi entrano, quali sono i loro nomi, chi sono quelle che le accompagnano o le vengono ad accogliere, cosa significano quando compaiono all'orizzonte e cosa rappresentano quando si perdono di vista. La storia delle attese e degli accompagnamenti sul Mediterraneo non sarà mai abbastanza conosciuta e raccontata. Del sud verso il mare di Marmara e poi seguendo le rotte degli antichi argonauti verso il Mar Nero,
che anch'esso si collega col nostro mare, incontrai vicino alla Crimea un uomo vecchio e stanco. Ha sofferto molto la fame e l'intolleranza. Non voleva accettare nessun altro aiuto materiale che gli si offriva, tranne una testimonianza sul pane. Ha tanto desiderato il nostro pane quotidiano. Volete sentire le parole che gli furono scritte sul pane durante un lungo viaggio in Russia? Non ho percorso tanto mondo da saperne abbastanza sul pane. Il pane è il mondo. Non tagliatelo, rompetelo in pezzi, sbriciolate il pane sulla palma della mano. La vostra preghiera sarà esaudita. Per ricevere ci rimarrà solo pane e sale. La vecchia aspettava ancora. I suoi figli si sono dispersi. Pane e acqua. L'acqua pesante non scorre verso il mare. Così parlava il vagabondo. Guardava a terra andando per il mondo. Misuriamo i nostri passi, ma non abbiamo misura. Il proscritto si è inoltrato nella steppa. Là il pane distribuito un giorno per l'altro. Sparsa se la farina. Chi ci riunirà come un popolo allegro? Del pane e del vino. Del pane e dell'amore, Vasilissa, per condividerli nel nostro autunno. Queste parole sono estratte da una lettera perduta nel cammino. Si è udita la voce del messo, parlava ad alta voce perché non si perdesse nessuna sua parola. Pane e lievito, fratelli, abbiamo camminato nel fango, ci sono ancora limpide sorgenti. Abbiamo peccato gli uni nei confronti degli altri. Si sono susseguite annate cattive. Le spighe si sono piegate a terra. Abbiamo dovuto nutrire gli eserciti. Pane. Spose novelle, non cuocetelo. Serbate nel fazzoletto le briciole per la quaresima e la comunione. Le navi custodiscano in terra i chicchi sani. Cantiamo a bassa voce, ci sentiamo appena. Un tozzo di pane e una crosta di terra. La Russia è piana, ha scritto alla fine nella lettera a te, l'esiliato. I pescatori sono spesso rappresentati con le facce rugose, come scavate dalla pioggia e dal sole, dal vento, dalle onde, ma si può quasi affermare che non ci mostrino mai le loro mani incallite dal sale, dalle reti, dalle funi e dai remi. I veri pescatori bestemmiano, ma non rubano. Si adirano e litigano, ma non si danno addosso l'uno all'altro. Nascono delle liti anche fra loro per le posizioni, la posta da cui gettare le reti, per i tempi e i modi in cui tirarle su, ma in numero assolutamente non paragonabile a quelle che scoppiano per il possesso della terra. È più facile dividere il mare che la terra, e più difficile è possederlo. La sepoltura in mare è diversa dal rito che si svolge a terra. Fin quando le navigazioni furono lunghe e la tutela dei guasti di breve durata, il corpo veniva calato o gettato dal ponte, fasciato nel tessuto della vela, veniva cucito passando per il naso del defunto e all'altezza delle gambe veniva messo un peso di ferro che si chiamava gaiandra, perché la spoglia affondasse in posizione eretta come si conveniva a un marinaio. Dietro la sua salma venivano versate alcune gocce d'olio simbolicamente.
Se nelle vicinanze si trovava un'isola e l'equipaggio decideva di seppellirvi il compagno secondo il rito terrestre, sul tumulo veniva piantato un remo accanto alla croce. I relitti delle navi per lo più restano negli abissi, invisibili, inaccessibili. Il vento e le onde li gettano talvolta sulla riva, li espongono sulla spiaggia o li mandano a rompersi sugli scogli. Vari carichi sono rimasti al loro interno, perciò questi relitti sollecitano la curiosità, la bramosia, provocano preoccupazioni e sviste. I relitti giacciono sul fianco oppure sulla chiglia, con la prua o la poppa sollevata. Anch'essi con il tempo diventano una parte del fondo. La sabbia e il fango conservano le loro sagome lignee, il sale e la ruggine corrodono quelle di metallo. Dicono che i relitti brillano al sole, sotto la luna invece sembrano nuovamente navigare. Nelle tenebre richiamano le forme delle rocce. Sul loro conto si dicono tante cose, le storie più tristi in proposito le ho ascoltate nell'isola d'Elba. Il passato del Mediterraneo è pieno di relitti e ognuno ha la sensazione di avere qualcosa da dire del mare, del suo aspetto e che si tratti di una cosa effettivamente importante. E i moli? I moli sono difensori dei porti ed è per questo che in certi posti li chiamano appunto così. Sono diversi fra loro come lo sono i porti stessi. Alcuni sono spuntati naturalmente dalla costa o su di essa si sono appoggiati, altri sono solo un mucchio di pietre trasportate da chissà dove e gettate alla rinfusa sul fondo marino. Sui primi si può passeggiare o oziare, sugli altri si può solo scaricare la merce o commerciare. Ci sono moli che assomigliano ai profili allungati di barche. Le hanno attese tanto a lungo e pazientemente che alla fine ne hanno assunto la forma. Da posti come questi i vecchi naviganti ripensano alla loro giovinezza senza rimpianti, senza rancori. Sul Mediterraneo il corpo invecchia molto prima dello spirito. Thank you.
Le onde hanno un ruolo importante nella drammaturgia del mare, nei suoi spettacoli. Ci sono quelle di superficie, quelle di profondità, poi vengono quelle solitarie, le frequenti, le casuali, le cullanti e le cicliche. Osservandole dalla tolda di una nave, la cosa più importante è la loro grandezza e la forza, ma ci interessa soprattutto come vanno a frangersi sulla costa, quali sussurri o mughii esprimono quando vanno a stendersi sulla sabbia rispetto a quando sbattono sugli scogli. Quando le immense ondate si esauriscono e vanno a morire, di esse a terra lungo la riva resta uno sciacquio o uno sciabordio. I venti. Influiscono maggiormente sugli stati d'animo, in definitiva sulle parole stesse. Sull'Adriatico, per esempio, si succedono lo scirocco e la bora, il maestrale, che qui di solito è dolce e soffia dal mare, mentre su altre coste, pur avendo conservando lo stesso nome, il mistrale, ad esempio, viene da terra e, come si dice in Provenza, spella all'asino la coda. Poi vengono il levante, il ponente, il burino e le diverse specie di burrasca e burraschetta, il garbino, la garbinata, il libeccio, la libecciata, la tramontana, la burezza e molti altri ancora. La poesia attribuisce al vento qualità maschili e femminili, erotiche, divine, demoniache o diaboliche, procreative o mortali, adulatorie, furiose, umili, musicali. Certi venti cambiano arrampicandosi dal mare su, per la terraferma, o per converso scendendo dal continente alla marina, mentre altri restano invariati. Circostanze in cui il reciproco lavoro dei venti, delle onde e della pioggia influiscono sul colore del mare non sono rare. Lo scirocco lo rende verdastro e trasparente. I venti più forti, provenienti da settentrione, ne fanno scoprire il fondo e, in un certo senso, modificano il nostro rapporto con le profondità. In quelle occasioni il mare è davvero assoluto e si potrebbe dire, senza troppi paragoni, nudo. La natura delle nuvole, collegata con i venti e le onde, è lasciata agli esperti più di quanto sia necessario. Di nuvole si occupa la letteratura e la poesia d'amore in particolare. Navigano per il cielo come navi sulla distesa del mare, si levano sopra il mare o vi si appoggiano come sipari e in certi casi così pesanti e scure, preoccupanti, altre volte leggere e trasparenti, foriere di gioia, talvolta persino di felicità. Sul far dell'alba, sul mare, le nuvole non si distinguono dal mare stesso. All'imbrunire sono una parte del buio, di notte sono la notte. Le nuvole sono tema di conversazione e di contesa lungo il Mediterraneo. Thank you.
sarò di poco un stella splendenti su un pensolis radio miracoli serra a un exaudi popolo. Splendantismo, un treno soli stradio, miracoli serra, ad un exaudito poco conto universi, caudente spopoli, di vite sete geni e grande sbarbuli, izzurro vedento, certo toccoli, in ingrediento, ave maria. Le bestemmie mediterranee sono diverse da quelle del continente. In certe lingue vengono lanciate e gridate con l'aiuto del verbo copulativo, dell'atto sessuale lascivo con la divinità, con i santi e i congiunti. Così bestemmiano ad esempio i turchi e i greci odierni, gli slavi del sud prima e dopo la guerra ed ancora alcuni popoli. Da altre parti, senza questo verbo ausiliario detto copulativo, gli dei, i santi, i parenti e tutti i congiunti di ambo i sessi vengono messi in relazione con gli animali, come possono essere il cane, il porco, la scrofola troia, il caprone, l'asino o la cagna. E questa abitudine è diffusa in Italia, Spagna, Catalogna, Andalusia e presso altre civiltà cattoliche e conosce un gran numero di varianti e di figure, iperboliche tra l'altro. Nell'una e nell'altra categoria vengono evidenziati gli organi della procreazione e le loro funzioni attive e passive, nonché determinati aggettivi escatologici, coprolalici, escrementali o per converso sacramentali. E la passionalità mediterranea introduce sia nelle più facili bestemmie popolari sia in quelle degne dell'inferno una parte più o meno grande del corpo, talvolta il corpo intero, indicandolo o offrendolo, le dita, la faccia, il braccio incrociato o il gomito piegato e via discorrendo, di cui nei glossari del Mediterraneo purtroppo non si fa menzione, pur avendo un significato forte e visivo. Il latino digitus impudicus o il greco catapigon rappresentano in questo senso una sorta di diminutivo. Le sacre scritture e gli antichi codici prevedevano pene severe per peccati e trasgressioni di questo genere. I devoti ebrei si strappavano le vesti in presenza di coloro che invenivano contro Dio. Le bestemmie degli arabi non ci sono note, ma presupponiamo che ce ne siano e che non siano più lievi delle nostre. Come se gli arabi nascondessero le loro bestemmie ai cristiani, come fanno con le donne, ma non sempre ci riescono. Al tempo delle calure canicolari, quando soffiano i venti che stravolgono lo spirito e stremano il corpo, quando persino il mare non sa più dove girarsi, ci sono parole che diventano pesanti, tremende, spropositate. Quelli che le hanno pronunciate più tardi si pentono, e sono i grandi martiri, gli eremiti, i dervisci, i monaci a farsi carico di espiare e riscattare i peccati mortali dei bestemmiatori. Le vie dei mercati coincidono con quelle della fede. Là dove si separano sono subentrati gli scontri. Thank you.
La produzione dell'olio non è solo un mestiere, è anche una fede. Gli eretici sono rari o stupidi. L'oliva non è solo un frutto, è anche una reliquia. Va venerata. Sono numerosi i volumi che hanno parlato del significato del ramoscello nel becco della colomba che annunciò la fine del diluvio, o di quello della preghiera pronunciata nell'orto degli ulivi. Le religioni hanno introdotto l'olio nel rito e nell'estremunzione alla fine della vita, oltre che la speranza nella vita eterna. L'olio brillava nella luce della menorah anche nel faro d'Alessandria, serviva a curare, ad abbellire il corpo, si adoperava per massaggiare i muscoli degli atleti e le cosce delle etere, cortigiane. Veniva trasportato da una sponda all'altra in anfore, giare, barili, piccole barche su grandi galee. Dalla costa veniva trasportato nell'entroterra in tutti i modi, anche in otri o in zucche seccate. Sono necessarie molte cure per conservare il frutto dell'ulivo. Andava bagnato in mare come il fico perché restasse sano e non marcisce. Ci vuole grande abilità per separare la morchia dall'olio puro, per mantenere distinta la purezza dalla contraffazione. L'olio si può ottenere anche dal lino, dal ricino e dal mandorlo, dal mirto, dalla palma, dal timo e dall'angelica, da vari animali, pesci e frutti, ma quello d'oliva era ed è rimasto il più valido. Guardando dove cresce l'albero dell'ulivo, ci domandiamo da dove venga un succo così denso e grasso in una terra così avara e secca. Viene solo dalla terra o non sarà forse anche il mare a crearlo? Di viticoltura e di coloro che se ne occupano si è scritto spesso, talvolta con ebbrezza. È stato versato più sudore a dissodare i declivi dove si trovano i filari della vita che a tirar su le piramidi. Il muretto di pietre è segno di ostinatezza. La foglia della vite di pudore, il grappolo di benessere. Dovunque c'erano vite e vino buono si trovavano altresì civiltà e industria, follia e poesia. La bramosia del vino forse doveva conoscerla meglio di tutti i marinai che lo trasportavano da una riva all'altra assieme all'olio, al sale, ai condimenti, nelle anfore, nei barili e nelle damigiane. Il popolino era spesso costretto a mescolare il vino con l'acqua. I veterani di Roma, che la sorte spingeva in terre lontane, smaniavano per il vino dell'Umbria e della Campania. I greci apprezzavano il vino delle loro isole. Si sostiene che il primo tralcio fosse stato trapiantato a Creta e che lì per la prima volta si fosse intesa l'ecumenica parola oinos, vino. Ma non è possibile dimostrarlo. La vite è più antica della storia. Buonasera, bella, donne, modi, con il piccolo lingua e con il cuore. La buonasera,
salutamo, se in qui su posto non si può cantare. Famo le nostre scuse e salutamo. Il fico subentra là dove viene meno l'ulivo. Il carrubo e il mandorlo accompagnano il fico lungo l'alveo del fiume fino all'altezza del primo affluente più freddo. L'arancio e il limone scompaiono subito dopo la foce, anche in rapporto al terreno, sono piante di altri paesi trapiantate anche qui. Le erbe vanno più in là, raggiungono le montagne, sono più resistenti, sono qui da sempre. Certi arbusti odorosi si perdono presto, la lavanda e il rosmarino, gli oleandri, le agavi e anche la macchia legnosa più tenace scompaiono l'una dopo l'altra, nonostante sappiano resistere al vento. Il melograno si mantiene, forse cresce da sempre sulle nostre sponde, ma un po' più al nord diventa acido e selvatico, cambia anche nome. La salvia vi perde vigore. Delle tamerici e del mirto resta solo il nome. Della palma e del dattero il ricordo. Del cappero e del finocchio appena il sapore. La cipolla e l'aglio vicino al mare hanno una composizione e un odore diversi. Più in là nell'interno hanno anche nomi differenti. I pomodori sulla costa sono più rossi. Chi direbbe che sono stati trasportati anch'essi da un'altra riva? Che cosa sarebbe stata senza di loro la cucina italiana? Non sarebbe esistita neanche l'Italia. La ginestra è devota al sud, fino in fondo. Attinge il suo colore giallo e in particolare il suo profumo dalla terra più secca e forse dalla pietra stessa. L'alloro al sud è pieno, rigoglioso. Procedendo verso il nord, la sua foglia si accartoccia e si contrae. La corona di alloro resta segno di gloria, anche laddove conoscono la pianta solo attraverso la retorica, lontano dalle nostre gloriose sponde mediterranee. La vite si adatta, cambiando posizione e qualità, ma senza conservare le sue bibliche peculiarità, tranne forse che lungo 3 o 4 fiumi benedetti che tagliano il continente. Ci vuole molta fatica per trovare la mandragola, perché lungo la costa ne è rimasta poca, perché soprattutto era utile una volta all'amore, in specie a una certa età. Capitano, una cosa tolta di Peppino sta in prigione, fate belle sci. Favore te lo faccio, se tu lo fai a me, devi dormire a notte a letto vicino a me. Senti marito, senti, senti che tolta di cerca vita maggior serva la vita a te.
bacia, bacia Cecilia, bacia pure a dormire, la vestite da sposa sa ti compari. Quando fu mezzanotte, Cecilia fa un sospiro, una pena entra al petto pare di morire. Alla mattina all'alba, Cecilia s'affacciò, vede Peppino morto a capo pezzuto. Schifoso capitano, mai saputo tradì, mai le ad un onore vita il mio Peppì. Le principi e baroni, manco se fossi un re, me faccio rocca e fuso camperò da me. Vorrei scavare un fosso, dicendo fammi posto, per sotterrare donne fatte in su mondo. Vorrei scavare un fosso, dicendo fammi posto, per sotterrare donne e fa finire sto mondo. Le isole sono posti particolari. Alle isole vengono attribuiti connotati e disposizioni umane. E così diventano solitarie, silenziose, assetate, nude, deserte, calve, sconosciute, incantate, talvolta fortunate o beate. Le isole diventano sovente luoghi di raccoglimento o di quiete, pentimento o espiazione, esilio o incarceramento. Da qui la presenza su di esse di tanti monasteri, prigioni ed asili, istituzioni che talvolta portano alle estreme conseguenze, la condizione e il destino insulare. Anche le isole più felici, come l'Atlantide, sono affondate in mare assieme con i loro porti. La peculiarità comune alla maggior parte di esse consiste nell'attesa di ciò che accadrà. Anche le più piccole attendono almeno la nave che deve accostare, le notizie che porta, uno spettacolo, un avvenimento. Gli isolani hanno più tempo per attendere che non altri. L'attesa è il contrassegno del loro tempo. In questo senso siamo tutti isolani. Una volta si seppellivano i morti su isole particolari, delle quali si credeva che fossero fuori del tempo. Il glorioso passato e la vanità che ne fuoriesce hanno indotto le isole più grandi e le più forti a rivalizzare con il continente. Non è possibile stabilire quali siano le cause e le conseguenze di questi eventi sul Mediterraneo. Gli abitanti delle isole sono meno spensierati della gente della costa, proprio per il fatto di essere separati. Per loro la terraferma è solo dall'altra parte del canale. Questo distacco, probabilmente, influisce anche sui rapporti con il mondo e crea qua e là delle personalità strane, originali o singolari. Ci sono isole dove si parlano dialetti della stessa lingua. Uno non riesce a capire l'altro pur rimanendo simili. Ciononostante, gli abitanti delle isole accettano più facilmente i nuovi arrivi di quanto facciano gli altri. Forse anche per il fatto che quando passano il braccio di mare che divide l'isola da terra, anche loro diventano nuovi arrivati, oppure perché si ricordano di essere venuti anch'essi una volta da un altro luogo. Tutto questo, per la verità, vale talvolta anche per gli altri abitanti delle zone costiere, ma non nella stessa misura. Ma sappiamo quanto siamo isolani? Ci sono delle carte sulle quali, accanto alle isole, sono segnati anche gli antichi teatri in forme di semicerchio. Trovano
su tutte le rive del Mediterraneo e anche lontano da esse, nel retroterra. Sono stati i Greci e i Romani a costruirli per primi, gli altri li hanno presi da loro. La loro collocazione non è la cosa più importante. Il teatro di Dioniso si trovava in origine su una palude alla periferia di Atene. Il teatro della lontana Siracusa periferica fu in certi momenti più rilevante di quella ateniese centrale. La Sicilia vide alcune prime di Eschilo in anticipo rispetto all'Ellade. I più antichi teatri e anfiteatri del Mediterraneo erano di pietra. Quello sotto l'Acropoli di Atene, quello di Pompeo a Roma, il piccolo e grande teatro di Pompei, conservati dalla lava e dalla cenere, il teatro di Epidauro sulla sponda dell'Argolide, che si è conservato meglio di tutti gli altri. Negli scavi si sono trovati anche gli oggetti che si adoperavano sulla scena e nell'orchestra, maschere e figuri, menade, sileni, satiri, ci restano anche degli epitaffi. Ecco, come quello rinvenuto non lontano dall'antica Scissa sulla tomba di un attore isolano di nome Leburno, definito Magister Mimariorum, defunto nel terzo secolo dell'era nostra. Leggiamo sulla sua tomba: sono morto più volte sulla scena, ma così mai. Le tombe degli attori, come quelle dei marinai, sono visibili sulle nostre carte. Il loro Pantheon è l'intero Mediterraneo. Le immagini delle guerre scorrono davanti ai nostri occhi, ormai abituati a questo spettacolo. Tanti morti ed esiliati, tante città e villaggi in rovina, tanti ponti ed edifici, scuole ed ospedali distrutti a colpi di cannone o bombardati, monumenti di cultura e di fede profanati, violenze e torture di ogni specie, stupri ed umiliazioni, campi di concentramento e depurazione etnica, innumerevoli esistenze di gente semplice, mutilata o lacerata per sempre. La sofferenza umana non si può riassumere. Si può andare oltre? Non vi bastano, signori della guerra, tutte queste distruzioni vicino alle sponde mediterranee. Non vi basta essere signori della guerra. Volete presentarvi anche come protagonisti della pace. Vi conosciamo. Abbiamo sentito tante menzogne sulle rive mediterranee. Non potrete più ingannarci. Nell'autunno mi sono diretto alla volta del mio paese natale pieno di speranza. Ne sono tornato con i brividi addosso. Eravamo nel 1997. Il dopoguerra sembrava altrettanto duro quanto la guerra stessa. L'entrata a Mostar mi ha scosso. Non ci venivo più da 7 anni. Sapevo che metà della città era distrutta, ma non potevo credere che fosse proprio così. Sollevo da terra schegge di pietre, sbriciolate, sparpagliate, tasto muri crepati e squarciati. Passo le dita su quelle superfici ruvide come fossero ferite e non credo ai miei occhi. Nei quartieri più distrutti sono scomparsi i segni e i connotati dei luoghi e degli spazi. Dove mi trovo? E qui prima cosa c'era? Oh, mia città, sei proprio tu. Non c'è ragione alcuna perché tutto questo dovesse accadere. E in questo modo, perché si distruggessero le case, i templi, i ponti, il vecchio ponte sulla Neretva? Ogni spiegazione mi appare sconveniente. La guerra non ha bisogno di momenti particolari per cominciare, per giustificarsi o tentare di giustificarsi. Ad un certo punto si nutre della propria insensatezza e malvagità. Simili guerre durano anche dopo che sono state deposte le armi, e tanto più a lungo quanto sono più insensate e malvagie. La sponda sinistra della Neretva è la breve
fascia che si stende su quella destra sono distrutte con feroce decisione. Nessuno dei miei compagni di viaggio, e neppure io del resto, desidera mettere piede dall'altra riva, dove continuano a comandare quelli che sono colpevoli di quanto è accaduto, quelli che insistono nel far penetrare la paura nelle ossa dei cittadini, quelli che cacciano di casa quelli delle altre fedi, quelli che si salutano ostentatamente nei luoghi pubblici alzando il braccio alla maniera degli Ustascia. I primitivi pensano che di solito queste cose non si verranno a sapere nel mondo, ma il mondo lo sa e li giudica proprio per questo. Non voglio trovarmi accanto a loro, non andremo sulla loro riva. Da Mostar è andata via tanta gente, vecchi e giovani. Sono rimasti quelli che non avevano dove andare. Non c'è più nessuna sicurezza. Quello che si rinnova oggi si può distruggere di nuovo domani. La maggioranza dei presenti sembrano stanchi, nervosi. I vecchi muoiono uno dopo l'altro, i giovani sono precocemente invecchiati. Quelli che ci stanno davanti tentano di dire qualcosa ma non riescono ad esprimersi, si vergognano di ciò che è stato fatto ai musulmani della nostra terra. Hanno parole di rimpianto per quei serbi di Mostar ai quali volevamo tutti bene. Solo gente così può salvare Mostar. Non so quanti ce ne siano, ma so che mi sono vicini. E anch'io sono uno di loro. Sono convinto che sulla riva occidentale della Neretva, dove una tracotante minoranza impone la propria volontà agli altri e minaccia quelli che non li si vogliono sottomettere, vivono molte persone per bene, che in questo momento insieme a noi piangono la rovina della nostra città, che era la città di tutti noi. Rimpiangono con noi la cacciata di tanti suoi abitanti, la distruzione dei nostri ponti e delle chiese. Conosco e saluto questi cittadini, quale che sia la loro nazionalità, amici nostri, liberi dall'intolleranza e dall'odio. Ho smesso di pensare e fissavo con gli occhi spalancati il corso del più limpido fiume dell'Adriatico. Come fanno gli uomini ad essere così torbidi vicino a un'acqua così trasparente? La Neretva è rimasta esattamente com'era. Un tempo mi faceva inorridire la sola idea che ci potessero essere degli stranieri che venivano qui a rimettere a posto le cose. E adesso ecco, devo riconoscere che la situazione non può essere risolta dall'interno, che è necessario, ahimè, intervenire dall'esterno. Quale ironia del destino. In questi territori è diventata memorabile la resistenza. Ora sono necessari i carri armati altrui per tenere a freno la nostra follia. I nostri hanno sparato su di noi, quelli fra noi per i quali è più importante il potere che l'uomo, la nazione che l'umanità, o quelli che hanno più a cuore la differenza di fede che non la fede stessa. Ho cominciato a pensarla in un altro modo rispetto ad alcune ragioni che sono alla base dell'esigenza di differenziarsi l'uno dall'altro. A un certo punto si distrugge la solidarietà, volendo essere del tutto e per tutto differenti. Passiamo accanto a luoghi che sembrano rimasti intatti dalla guerra. Erano etnicamente puliti o sono stati comunque ripuliti, in maniera che non fosse necessario distruggerli? I loro abitanti, quelli che se ne sono andati, sono forse i primi ad essere distrutti. Me li immagino in qualche altro punto della terra, al di là delle frontiere, all'estero, i miei profughi. Li incontro in questi anni dappertutto. Più di 2 milioni di donne e bambini, con i loro padri o senza di loro, hanno abbandonato il focolare. Appartengono a tutte le fedi e a tutte le nazionalità. Io appartengo a loro. Risponderete di tutto questo, signori del cuore.
questa serata per noi splendida, leggendovi una delle tre poesie che Davide Maria Turoldo ha scritto al Salento e soprattutto alla comunità di Tricase, consegnando così alla cultura e alla storia la semplicità, la generosità e la saggezza della gente di Puglia. Amici di Tricase, gente di Puglia a Tricase, figli dalle molte fedi, in mezzo a oliveti dalle lieve ombra, scendete a Leuca, sperone d'approdo della luce, e lungo strade che portano ancora nomi e vestigia della grande madre, come per una vostra mambre. Piantate la tenda alla quercia vallonea e attendete pur voi i divini messaggeri a recare le promesse di eternità della stirpe. Figli siete del mito e di una terra di non mai vinte divinità. E da Calino vi giunga l'eco degli antichi canti, e come per il poeta al di là della siepe, pure per voi il naufragar sia dolce. Pregio di dirla così come mi viene, perché non l'ho studiata molto, la seconda delle tre poesie
di David Maria Turondo. Nessuno è qui senza radici. Uomo che porti un volto di secoli, quando una terra è intatta ancora, almeno il lembo di terra che è tuo, quali le doline al porto di Tricase, e tu puoi affacciarti alla grande finestra sul mare, a Calino, già nome che ti annoda alle origini, e guardi alla sponda da dove sull'onda ti giunge il saluto della madre della luce, a Calino, nome della originaria bellezza salvatrice. Alle spalle lascia il folle paese e con rostri e unghie resisti alle seduzioni di morte che viene dal nord, e non credere, o gente, alla ricchezza vampira. Salva la terra che è tua, uomo del sud, libera terra, austera e amica, e questa cultura sia la placenta della tua umanità più vera. Qui, ove vita fiorisce come fra le rocce di germogli, e nessuno qui è senza radici, tutti orgogliosi d'essere nuovi e antichi. Una terra splendida, con il vino buono dentro la mare.
mano a mano bere, grazie a tutti, questa è l'usanza che tenemo.